Cittiglio con Marta Bastianelli, già campionessa del mondo su strada con quella straordinaria azione di Stoccarda. La Coppa del Mondo a Cittiglio e la tua stagione, quali possono essere gli obiettivi di una campionessa che ha voglia di rilanciarsi alla grande come te? Ma sicuramente è una bellissima gara questa, è difficile mancare. Speriamo che, come ho già detto, il tempo ci assista, perché comunque è un percorso molto impegnativo e quindi richiede molta attenzione, molto sforzo fisico, ma anche molta concentrazione per stare in gruppo, non cadere e diverse difficoltà. E mi trovo qui a sostenere una bellissima squadra con una compagna di prima classe, nonché la Fabiana Luperini, e vediamo di poter fare una bella gara e di portare a casa un risultato che in Italia è molto importante per noi. Anche perché italiane che vincono in Coppa da un po' di anni non ci sono, no? Sarebbe magari ora di sfatare questo tabù. Beh sì, molto importante, c'è una VOS in stragrande condizione, l'abbiamo vista già in Olanda e in Belgio, e non difficile comunque combattere con lei in queste gare, soprattutto in prova di Coppa del Mondo, visto che è prima in classifica. Noi come ogni anno ci proveremo a fare il nostro meglio e a battere lei, non so sotto quale punto di vista, però ci proviamo. L'obiettivo principe della stagione di Marta Bastianelli quale può essere? Quale vorrai che sia? Ma vediamo intanto di poter rientrare in nazionale, per me è di grande importanza e questo può far sì che la mia stagione comunque si proietti per i giochi del Mediterraneo se vengono fatti e per un mondiale, ma anche fare un bel Giro d'Italia e qualche prova di Coppa del Mondo importante.